Non è andata bene alla Roma in questa partita di oggi, 7 aprile 2018. Infatti abbiamo perso in casa nostra all'Olimpico Roma-Fiorentina, la Fiorentina che ha vinto per 2-0 nei nostri confronti. Ho visto una Roma piuttosto opaca, secondo la mia opinione personale, una Roma che doveva reagire a più riprese, a più mandate, non doveva lasciarsi andare, invece purtroppo è arrivato un duro colpo alla formazione di Eusebio Di Francesco. Io non sto qui a criticare quello che sta facendo questo attuale commissario tecnico della AS Roma, sto qui però a dire che c'è bisogno di dare più forza ad una formazione che di suo potrebbe fare tanto, ma che purtroppo quel tanto non è stato garantito almeno oggi, 7 aprile 2018. I giallorossi sono stati poco incisivi, dovevano dare il 100% in campo, dovevano dare più lustro a quelli che sono i passaggi filtranti e soprattutto rinnovare il comparto di attacco. Un attacco migliore esigerei, un attacco più incisivo, un attacco più capace di offendere, un attacco più capace di entrare in porta, un attacco più sicuro di se stesso. La vittoria purtroppo non è arrivata però ai Viola che si sono aggiudicati questo match in casa tra l'altro della Roma all'Olimpico, infatti Roma-Fiorentina, dove purtroppo la vittoria non è arrivata ai giallorossi. Non è stato un buon gioco dal mio punto di vista, non sono state fatte grandi cose dal punto di vista calcistico, potevamo fare di più, ma ciò non si è verificato. Per quanto riguarda i gol che la Fiorentina ha fatto, ti ricordo che sono stati due e a segnarli sono stati Benassi e Simeone. Detto ciò, ti ringrazio per l'ascolto e per la visione del presente video. Questa è la 31ª giornata del campionato di Serie A. Abbiamo giocato all'Olimpico, l'arbitro è stato Fabbri e per quanto riguarda la, come dire, la Roma si trasforma come al solito in una formazione che in qualche caso perde colpi. Ma la colpa non è, ripeto, di Francesco, non è di questo commissario tecnico. Può essere colpa forse della eccessiva stanchezza, visto e considerato che può effettivamente esserci in chi macina chilometri e chilometri a correre in campi molto molto elevati. Detto ciò, quindi lunghi. Detto ciò, grazie a tutti per l'ascolto, in primis e in secondis per la visione. Iscrivetevi, commentate. Saluti e al prossimo video da Leandro.